Io sono Roberto Impero, avvocato civilista, attualmente amministratore delegato di SMA Road Safety, società specializzata nella produzione, progettazione e produzione di dispositivi di ritenuta stradali, barriere di sicurezza. SMA nasce nel 2012 in seno all'azienda storica di famiglia Industria MS da un brevetto depositato da mio padre del pannello alveolare, un pannello a nido d'ape di acciaio ad alto contenimento di energia, che è stato poi applicato in questi dispositivi di ritenuta e è riuscito a portarci pian piano a diventare leader del mercato. L'associazione nasce nel 2009, nasce in seguito ad un incidente che è avvenuto nel 2002 a Luigi Colosini. Nel 2009 i fratelli, insieme insomma, ad altri amici della famiglia Colosini, hanno deciso di fondare l'Associazione Familiari Vittime della Strada proprio per aiutare tutte le vittime della strada, tutte le persone, i familiari che appunto stavano vivendo il dramma dell'incidentalità stradale, proprio come è avvenuto a loro. Il fattore umano incide per il 94% dei casi, però poi non bisogna sottovalutare invece quelli che sono i pericoli che derivano dalle infrastrutture. La sicurezza stradale passiva è tutto quello che concerne l'intervento di un dispositivo a protezione di un veicolo errante. Le barriere guardrail, New Jersey, quindi quelle lì in cemento, gli attenuatori d'urto, sono tutti dispositivi che intervengono allorquando il conducente di un veicolo perde il controllo per le più svariate ragioni. Sono lì per proteggere le barriere longitudinali, per redirezionare il veicolo, contenerlo, ad esempio evitare l'invasione della carreggiata opposta o, ahimè, in caso di un ponte, di precipitare. Nel caso delle barriere frontali, come attenuatori d'urto o i terminali di barriera, lo scopo è rallentare dolcemente il veicolo, quindi decelerare senza provocare un impatto che possa poi provocare lesioni agli occupanti. In Italia la situazione sta migliorando sulle strade principali, sulle autostrade di norma gestite da concessionari più strutturati. Ben diversa è la situazione nelle strade extraurbane principali e secondarie e ahimè anche nelle strade urbane. Le strade urbane sono piene di ostacoli fissi, sottovalutati, non protetti, che causano un numero enorme di incidenti, spesso ahimè fatali. Una barriera, le cosiddette cuspidi stradali, quindi quando notiamo il guardrail che poi ha una parte a mezza luna, diciamo così, quelle vanno protette perché normalmente quello che accade è che il veicolo passi sotto quella struttura e quindi il guardrail penetra, sfonda il parabrezza e ahimè può anche decapitare gli occupanti. Succede di frequente. Noi abbiamo alcune cause che stiamo seguendo, alcuni casi che stiamo seguendo in associazione, in cui purtroppo ragazzi anche giovanissimi hanno perso la vita perché dei guardrail che avrebbero dovuto proteggere sono invece entrati nell'abitacolo e li hanno purtroppo hanno causato la morte dei conducenti. Molte persone vengono anche dilaniate dai guardrail non protetti nella parte iniziale, però è più da cronaca minore, cronaca locale, e quindi probabilmente si ritiene, vabbè, se capita poi vediamo. Non c'è budget, abbiamo troppi punti da proteggere, meglio non far nulla perché un budget limitato per proteggerne solo alcuni potrebbe esporci a responsabilità qualora intervenisse, occorresse un incidente nel punto che non abbiamo protetto. Questa è forse la più spiacevole, ma è la risposta più frequente, soprattutto negli enti locali. Ahimè, si gioca anche sulla competenza. Questa strada è della provincia, dell'ANAS, è di competenza del comune e nel frattempo il punto rimane lì. La cosa più spiacevole è trovare tanti punti pericolosi dove magari c'è già un fiore, c'è già una croce, significa che c'è stato già un incidente mortale, tuttavia non hanno fatto ancora nulla. Plastica, acciaio o cemento, questi sono i materiali utilizzati.
La plastica utilizzata tendenzialmente non è del tipo riciclabile, di solito va a rifiuto. Ahimè, lo stesso discorso vale per il cemento armato, utilizzato molto spesso e di recente in maniera più consistente perché si considera meno soggetto alla manutenzione. E l'acciaio è sicuramente più riciclabile, quindi in questo senso già abbiamo un risvolto positivo. Quando c'è un incidente su una barriera di acciaio è più facile intervenire con una sostituzione di parti, se non dell'intero dispositivo. L'attenuatore d'urto, ad esempio, qualora venga praticamente distrutto completamente da un urto, magari con un veicolo pesante, va sostituito, quindi viene rimosso l'attenuatore danneggiato e viene installato uno nuovo. Tuttavia sono anche riparabili. Io intendo la sostenibilità un po' rivolta a 360 gradi. Chiaramente i processi di produzione, l'utilizzo di energie green sono un altro tema importante. Noi infatti il nostro stabilimento è tutto coperto da pannelli fotovoltaici e si potrebbe anche immaginare l'utilizzo di alcune vernici o pannelli che possono assorbire la CO2. È un progetto ovviamente in divenire in questo momento. Stiamo pian piano estendendo la gamma di prodotti, passando dalla barriera frontale con la quale abbiamo iniziato fino ad una gamma più ampia che prevede anche questo tipo di funzionalità. Sicuramente il progetto Psicologia del Buon Umore, nato quando ho conosciuto questa consulente, questa persona con la quale ho fatto delle coaching e poi abbiamo pensato di implementare questo progetto per coinvolgere di più ciascun dipendente. Il tema della sostenibilità passa anche dalla felicità del dipendente e quindi ho ritenuto opportuno introdurre delle cose nuove. L'idea di avere la possibilità di confrontarsi non sempre e non soltanto con l'ufficio HR piuttosto che con la proprietà, anche se siamo ancora un'azienda piccola, media, di medie dimensioni, insomma, quindi più o meno conosco ancora tutti, però era importante far sentire i dipendenti ascoltati, invogliarli a segnalare quello che per loro non va bene, ma anche a proporre idee nuove e anche a focalizzarsi su quello che invece va bene, chiaramente che è sempre migliorabile. Già da 2 anni abbiamo iniziato a diffondere un progetto chiamato Strade Sicure, di cui fa parte Stop Strade Killer. Stop Strade Killer nasce quest'anno, ma la progettualità nel quale è inserito, dicevo, ha già insomma sulle spalle un paio di anni, proprio perché ci siamo resi conto che le criticità stradali sono tante, dalla presenza di buche che possono causare, soprattutto per i mezzi a 2 ruote, incidenti stradali molto gravi, ad esempio anche alla cartellonistica divelta o mancante. E ci sembrava giusto aggiungere a questo filone anche gli ostacoli fissi, in particolar modo le barriere, perché possono essere in alcuni casi veramente devastanti. Dal novembre del 2018 la nostra associazione ha sottoscritto una convenzione con il Ministero della Giustizia per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità ai fini della messa alla prova. Quindi coloro che si rivolgono alla nostra associazione per svolgere i lavori di pubblica utilità, quindi per intraprendere questa misura alternativa, possono appunto entrare a far parte di determinati progetti di sicurezza stradale. Uno di questi è Strade Sicure e quindi è nato da qualche mese Stop Strade Killer. Abbiamo appunto il 10 di novembre organizzato un corso di formazione con il CEO di SMA, Roberto Impero. Questa collaborazione ci ha permesso di formare varie persone che attraverso l'Associazione Familiari Vittime della Strada sono stati invitati o forse obbligati, in quanto sono i cosiddetti messi alla prova. Noi li formiamo per poter individuare
i punti pericolosi, i punti critici su tutte le strade, dovunque gli è possibile, urbane, extraurbane. Chiaramente è stato necessario un training anche sulla normativa in materia, perché bisognava fargli capire innanzitutto che ci sono delle normative che impongono l'utilizzo di dispositivi di ritenuta, di barriere stradali, che il codice della strada articolo 16 impone ai proprietari delle strade di provvedere alla manutenzione e alla sicurezza, e quindi in base a questa consapevolezza individuare, fotografare, geolocalizzare e segnalare questi punti con la speranza che attraverso una segnalazione possano essere messi in sicurezza. Quindi il fatto che poi la messa alla prova, anziché, non so, servire alla mensa, li coinvolga sui progetti di strade, ecco, converte proprio in positivo, diciamo, i comportamenti negativi o comunque sottovalutati di prima. E li ho visti appassionati. Hanno, spero almeno di essere riuscito a trasmettergli il senso e l'utilità di questa attività, perché altrimenti la considerano sterile, la devo fare, mi tocca. Invece ho visto molte persone fare tante domande, chiedere meglio come individuare i punti, ma questo qui che nella mia zona già ha causato incidenti, quindi è un esempio virtuoso, sì, di pena tendente alla rieducazione. Basta anche fare tutti un po' la propria parte. Chiaramente forse una segnalazione viene ignorata, segnalazioni ripetute no. Es mi familia. Y ahora, ¿cuál crees que sería un número aceptable? Cero. Cero. ¡Mamá! Per me essere azienda WISE significa allargare il campo d'azione, non limitarsi all'attività aziendale fine a se stessa, ma creare benessere diffuso. Tutti lì contribuiranno, se si sentono parte di un progetto più virtuoso, che merita attenzione e impegno, tutti collaboreranno e il risultato sarà amplificato. L'espansione deve seguire queste linee guida qui, consapevolezza, in modo che appassioni anche le controparti straniere. I nostri distributori sono passati da questi colossi a SMA proprio perché vedono uno scopo ulteriore del vendere e fare profitto.